Milioni di persone, come un fiume inarrestabile, hanno dato vita al Cairo a quello che lo stesso esercito ha definito la più grande manifestazione della storia dell'Egitto. La mobilitazione contro la deriva autoritaria del governo vuole indurre senza mezzi termini alle dimissioni il presidente Morsi ad un anno esatto dalla sua elezione. L'Egitto sembra sempre più sulla via di una nuova rivoluzione. Noi rappresentiamo il popolo che ha sofferto con il governo dei fratelli musulmani. Protesteremo finché non se ne andranno e pretendiamo che lascino il paese insieme alle loro ingiustizie. Questa rivoluzione serve per riportare l'ordine. La gente non ha ancora visto dei cambiamenti rispetto all'era Mubarak. La protesta sta provocando tensioni, tanto che in diversi punti del paese sono almeno 7 i morti e più di 600 i feriti negli scontri tra i sostenitori e gli oppositori del presidente, presi di mira anche i quartieri generali dei fratelli musulmani. Le manifestazioni con la partecipazione di milioni di persone che l'opposizione aveva promesso si stanno ora concretizzando con cittadini di tutte le età. Ora la palla ritorna nel campo del presidente in attesa di una sua decisione. Mohammed Sheikh Ibrahim, Euronews, Al Qahira.